Vittorio Sgarbi, buonasera. Eccolo qua, Vittorio, come grande, stai? Sei arrivato a Salemi, Vittorio? Sono a Salemi, tu sei Parenzo? Sì, è certo. Sì, ciao. Beh, oggi mi sei sembrato superiore a quello che potevo pensare. La sua imitazione di te ti ha fatto perdonare tutte le stupidaggini che dici ogni volta. Perché? Che ha fatto oggi? Vi siete incontrati? Da Cruciani esprimi questo volto così di un becerismo indignato per l'appunto. Ma che avete fatto oggi? Vi siete incontrati? Oggi niente, mi ha chiesto di parlare del Porcellum, convinto che io avessi qualche simpatia per questo sistema elettorale idiota. E ho detto che di tante cose che la Corte Costituzionale annulla, sì, che il Parlamento vota e che stabiliscono un principio bizzarro che Berlusconi lamenta sempre, sì, che la sovranità parlamentare non c'è. Ha cominciato con me, una cosa che voi non sapete. Quando io avevo le insindacabilità per i reati d'opinione, sì, naturalmente dicevo delle cose anche grosse e le ho denunciate. Il Parlamento spesso, in molte occasioni, sì, giudicava insindacabile e il magistrato ricorreva alla Corte che annullava il voto del Parlamento. Quindi la nuova, diciamo, giurisprudenza si è inaugurata negli anni 90 con queste vicende che riguardavano me, e poi sono culminate nel lodo Alfano. Sì. Però dico, la cosa che io non ho mai capito è come mai nessuno sia ricorso alla Corte Costituzionale per dire che una legge elettorale in cui il cittadino non può votare il suo deputato è anticostituzionale. Ma insomma, lo dicono in tanti, lo dicono in tanti che è anticostituzionale. No, ho capito, ma il problema è che lo deve anche non fare il Parenzo. Sto dicendo che fare un ricorso alla Corte contro il voto del Parlamento poteva ottenere un risultato positivo, perché la Costituzione, che la Corte difende, sì, stabilisce che l'elettore elegge il deputato, non il partito. Allora, prima ancora del referendum e di altro, bastava investire la Corte di questa materia più interessante di molte altre che hanno avuto buona udienza presso la Corte, e chiedere, è possibile una legge nella quale si chiede che si stabilisce che non si voti il deputato ma il partito, e che quindi vengono nominati... Era difficile questo ricorso, era difficile. Però perché nessuno l'ha fatta questa... Detto questo, senti Vittorio, ieri hai visto Ballarò? Non l'ho visto, ma mi hanno riferito la cosa... Aspetta, ti faccio sentire questo passaggio, il passaggio su cui stiamo discutendo da qualche minuto, Della Valle versus Bondi. Bondi, abbia pazienza, io se devo poi discutere di cose che riguardano la qualità dei prodotti parlo con i capi delle ditte, non con i ragazzi di bottega, abbia pazienza, mi faccia dire altre cose. Eccoci allora. Qui, poi c'è Bondi che risponde anche in maniera secondo me troppo gentile, 30 secondi e poi di nuovo Sgarbi. Vittorio, non ci lasciare, 30 secondi, c'è la pubblicità, 30, davvero 30. Allora, naturalmente Parenzo dice che Della Valle è un grande. Stamattina Vittorio mi ha mandato un messaggio stamattina: ah, un grandissimo, vado subito a comprarmi un paio di scarpe. Due paia di scarpe. Ecco, ma non so perché quando è da te Parenzo diventa coglione, perché invece oggi sembrava intelligente. È evidente che il nostro Della Valle è stato maleducato, perché ha firmato una convenzione. Perché tu invece quando litighi in televisione non dici sempre cazzo. Ma io sono Sgarbi, così non sono amico, tu sei un imitatore. Detto questo, voglio dire che il concetto che esprimi, una persona intelligente non può stare dalla parte di Della Valle, è troppo facile. Devi stare dalla parte di quello che sembra apparentemente responsabile di che. È chiaro che Bondi si è dichiarato servitore di Berlusconi ed è quello che gli rimprovera, sì, Della Valle. Però sì, quando Della Valle ha fatto la convenzione per il Colosseo ha parlato con un servitore, evidentemente gli andava bene, potevano anche dirgli di no. Allora come fa oggi proprio lui che ha trattato con Bondi a fare lo spiritoso in questo modo? Oltretutto si può dire una cosa che non gli ha detto Bondi, gli dicevo io che pure sono suo amico: in quel manifesto ci sono 28 errori di grammatica, peggio di Pietro. 28 addirittura. Che apre con un aggettivo legato a un sostantivo che era totalmente privo di ogni razionale collegamento e pieno di complementi di specificazione sbagliati rispetto... In sostanza, uno che scrive un testo di quel genere deve starsene tranquillo, sperando che Bondi non l'abbia letto con attenzione e abbia fatto un'analisi logica. Cioè, è da bocciato in terza elementare. Ma tra l'altro hai capito il contenuto di quel manifesto? Di cosa c'era di proposte, di cose? Ah no, questo non si è capito, perché poi giustamente la Bindi, cosa che sembra incredibile, gli ha rimproverato di essere stato il sostenitore di Mastella, come sempre sì, stato. Ma non è che dobbiamo rimproverare alle persone una cosa. Riproveriamo allora a Della Valle, riproveriamo Mastella, a Bondi riproveriamo Berlusconi. Ma riusciamo a fare un ragionamento in cui non si rimproveri a nessuno niente? In cui mica sarebbe da fare questo. A proposito, il ragionamento da fare è questo:
e ne parlavo oggi con Carlo Petrini, non costruire più neanche un metro cubo di architettura nuova finché non si è restaurata l'Italia dei monumenti e del paesaggio. Si potrà dire questo? Sì, invece certo. Di continuare a nominarsela su argomenti che non esistono. Scusa, no? Scusa. Rubi contro Rubi. No, lascia perdere Rubi. Della Valle, perché... Per carità, è sempre stato un po' critico, ha avuto sempre un atteggiamento un po' naif con questi braccialetti, un po' così, no? Ma qual è il problema? Scusa, perché fare un processo della Valle? È un possibile ministro di un governo confindustriale, quindi qualcuno pensa che abbia fatto questo intervento per appoggiare il suo amico Luca di Montezemolo. Luca di Montezemolo dal punto di vista delle capacità politiche non è superiore a Berlusconi, è solo un po' più giovane. Il problema di Berlusconi, possiamo dirlo in termini umani, è che è bollito. Sì. È bollito e potrebbe seguire il mio consiglio di fare come i vescovi, andare in pensione a 65 anni, cosa che più o meno farà. Per il resto però non è che la ricetta è della Valle o quell'altro, come si chiama, Luca Cordero di Montezemolo, che prende uno stipendio di 7 milioni di euro all'anno per fare il presidente della Ferrari, cosa che naturalmente sarà corrispondente a dei suoi particolari meriti. Immagino di sì. Sembra uno che appartiene a un'Italia del privilegio che non può essere messo in contrapposizione a nessuna casta. Allora, se dobbiamo mettere un altro uomo che è vissuto in una condizione di privilegio familiare, che è quella dei suoi rapporti con Agnelli, potremmo dire allora che una escort è Fini, che è stato il portaborse di Almirante. Sì. Una escort è Casini, che è stato il portaborse di Forlani. Sì. Una escort è anche un signore che è stato alla corte di Agnelli. Della Valle potrebbe candidarsi direttamente, quindi può darsi che il problema non sia Luca di Montezemolo, sia un'autocandidatura. Scusa, perché dici che Berlusconi è bollito? Dici Berlusconi è bollito, a 75 anni è la cosa che farai andare via. Ma come lo sai? Un momento di lucidità di Sgarbi, una cosa pazzesca. Come linea di correttezza, omologandosi a quello che fanno i vescovi. I vescovi vanno via a 75 anni. Noi poi arriviamo tanto alla Chiesa. Per il resto... Berlusconi come un vescovo, via a 75 anni. Guarda che non ha la minima intenzione da quello che leggo. Posso darti questa previsione, che lui se ne andrà. Non se ne andrà adesso, ma se ne andrà entro il 2013. Vabbè, entro il 2013, ma come se ne va? Come se ne va? In che modo se ne va? Se ne va in modo molto semplice, indicendo le primarie. Quando lui dirà, da questo momento sono le primarie e non sono candidato, è esattamente nelle condizioni di dire io rimango all'esercizio del mandato, come la Chiesa d'altra parte, scuola per arrivare a Milano. Senti, ti presento ti presento un amico, un attimo solo, fammi, dov'è andato, è scappato, è andato da una parte. Vabbè, è andato da una parte, adesso te lo presento e ti presento un tuo amico, tra poco. Non ti preoccupare. Voglio dire, il problema è o uno lo caccia Berlusconi e per questo c'è la via parlamentare che non sembrano i numeri praticabili, oppure lui prende atto che il suo, come dire, la sua vicenda è arrivata alla fine e stabilisce le primarie con i candidati che sono la diaspora del Popolo della Libertà. Quanti più sono, tanto più il Popolo della Libertà rappresenterà le anime come fanno parte, quindi tutti candiderai. Vabbè, però il discorso si fa complicato. Volevo sapere cosa era successo con la Bindi l'altra sera. Con la Bindi nulla. La Bindi ha perché non ti vuole incontrare in un luogo pubblico? No, questo siccome non mi è chiesto, perché non è democratica, come voleva cacciare i radicali che si sono permessi di non votare la sfiducia a Romano, così, per ragioni poi che non riguardano Romano, così ha detto che c'è Sgarbi non ci sono io, cosa che va anche benissimo. Peccato che mi abbiano fatto arrivare di corsa da Salerno. Ma gli hai dato della fascista addirittura la Bindi, che è successo? Fare l'educazione quel Formigli, non è che io aspetto lì i suoi comodi capitolandomi per le sue esigenze. Quando arrivo entro, o perlomeno dopo un quarto d'ora fa in modo di... Ma pare che ci fosse un accordo tra te e Formigli per entrare. Fascista, le ho detto. Quale penso che sia? Una che dice io non ci sto e me ne vado, pone un out-out. Lo ponga a casa sua, non in una trasmissione televisiva. Ti presento un tuo amico, almeno penso che siete amici, vi conoscete. Morgan, buonasera, che fai? Buonasera, Vittorio. Hola, ottimo. Come andiamo? Ottimo, Morgan. Ottimo. Vecchio Morgan. È un parente della notte. Sì. Un amico della notte. Ma non lo volevi fare assessore a Salemi? Che è successo? Mi ha fatto per un periodo assessore. Sì, però. Lo è idealmente, poi il problema era che all'epoca, sia per lui che per me, ma questo è l'unico muro del suono che abbiamo abbattuto, c'era l'incompatibilità fra la RAI e gli incarichi pubblici, che è una cosa ridicola, cioè uno fa l'assessore a... Vabbè, questo l'abbiamo già detto, ma siamo andati dalla RAI, invitatelo ogni tanto a X-Factor. Non potrei farlo perché l'incompatibilità non c'è più. No, ma io accetto volentieri di buon grado quello che vi propone Vittorio, perché sono idee interessanti e sono sempre delle mansioni piuttosto... comunque interessanti. Mi piace il suo mondo e il mondo che
che vorrebbe. E quando va in televisione ti piace? Sì, certo, assolutamente. Ma ti rendi quando conto combatte della, come un leone ma in la televisione. Differenza che c'è tra Sgarbi e la totalità delle cariatidi dei molluschi che ci sono in giro. La cariatidi, cioè, numero uno che vedi in televisione, chi è? Quando vedi se la ma vedi, no, ma guarda, la numero dico, uno, la cariatidi. Non si salva nessuno. Nessuno. Ti piacerà uno? Non si quello salva che nessuno. Si avvicina di più a Morgan, chi è, per esempio? Morgan. Tra i politici. No, tra i politici. Quello che si avvicina di più può, a uno, non possono uno. Essere Pannella, che ne so. Beh, Pannella, dai. Pannella più poi vero, Mario Capan. Mario Capan non c'è più. Ma non c'è più. No, non è che non c'è più, è vivo e vegeto, per carità. È vivo, ma non fa più politica. Politica si fa vivendo. Sì, è vero, politica diciamo in Parlamento, dicevo, però hai ragione, la politica si fa vivendo e parlando ogni giorno. È molto aristotelico Morgan, ha ragione. Aristotelico perché aristotelico? Ma Sgarbi se n'è andato. È un animale politico. Vittorio, ci sei? Sì, ci sono. No, su Pannella bisogna dire che bisogna dire? Le cose che sostiene sono giuste e purtroppo lui ha un problema di comunicazione. Vabbè, ma è vecchio Pannella. Un rapporto ripetitivo, è bollito anche lui, però sostiene che questa amnistia è una cosa giustissima. In generale le cose che lui sostiene hanno dei principi nobili, però le interpreti, io sono andato per portarlo nella trasmissione che poi è partita dopo la puntata di Morgan e non sono riuscito in 3 ore a trovare 10 minuti, perché non puoi mandarlo in onda libero perché... No, assolutamente, impossibile. L'abbiamo invitato qui a parlare dell'amnistia, dopo 5 minuti si è arrabbiato perché voleva parlare del 99, del patto della crostata tra Berlusconi e D'Alema, una cosa pazzesca. Il problema è quello lì, però se uno riuscisse a registrare una sua cosa come quelle che vanno alla radicale e a estrarne dei punti per 7-8 minuti potrebbe, il problema è che proprio no, è incontinente nei tempi. Vabbè, però è anche la sua grandezza. Senti, ma tu lo sai che parte X Factor? Ma sai lui cosa gliene può fregare di X Factor? Zero. Andavo a trovare Morgan per invitarlo nella mia trasmissione e lui stava trattando con Sky e c'era il problema della compatibilità fra le due cose che poi vienici a trovare Vittorio a X Factor, fai una bella lezione di storia dell'arte ai ragazzi. Vengo assolutamente, tra l'altro Morgan, oltre all'amicizia antica e al fatto che ci conosciamo, al suo libro di poesie pubblicato da Bompiani, che io presentai con lui in giro per l'Italia, a Varno in particolare, e Morgan ha fatto, dopo la tragica conclusione della mia trasmissione, che io ho accettato... Beh, no, non è tragica, Vittorio. Beh, conclusione tragica. Eroica. Al Corriere della Sera, di grande sostegno, non è che puoi misurare una trasmissione sperimentale piena di provocazioni e anche di equivoci. Mi avevano appena accusato, come sempre, di essere in un paese dove c'è la mafia. Parenzo, che dici della trasmissione di Sgarbi, tu? Ma io dico che Vittorio è un amico. Aspetta. È un grande uomo da talk show, quella trasmissione, i numeri parlano chiaro, in TV funziona o non funziona, amico mio, è il mercato, ma io ti voglio bene, Vittorio. Parenzo. Ma come chi è? Comincia a dire delle idiozie, ma che cazzo c'entra? Ma cosa dice? Non è che fa una cosa, allora Leopardi a meno mercato di Jovanotti, che sì, infatti, allora Mozart non... Incapace. Ma chiudi quella bocca di merda con cui sei capace solo di fare l'imitazione di Bossi, non possiamo legare la cultura all'ascolto, è un'idiozia. Ho capito, ma Rai 1 prima... Rai 1 è sul mercato, Vittorio. Il mercato. Delle cagate di merda perché fanno ascolto. C'ha ragione. Ho capito, ma Rai 1, quelli ma vogliono il mercato. Ma è un'altra Rai quella che immagini tu, quelli vogliono i risultati. Ma fuori c'è la legge dell'ascolto, chi cazzo se ne frega? Allora, grande, Rai 3 ha fatto molto meno di noi, ma siccome era protetto dalla, come dire, geografia politica, e Mondo Berselli ha cambiato un po', bellissimo. No, della musica dissonante sotto. Devo... Come sempre fai con le sue considerazioni al macellaio. Devo dare allora la musica dissonante. Sì, adesso la facciamo. Pubblicità! Ma perché pubblicità!